Il drago e il topolino, eroi del volo, di Marco Furlotti, edizione Noi Noi. E questa è la seconda parte, la seconda storia. Dove eravamo arrivati? Ah, aspetta, 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 aspetta. Ecco qua, gira tu. Il drago e il topolino, avventure in città. Vediamo quali saranno le avventure di questa storia. Erano passate 3 settimane da quello che era stato il momento più bello dell'anno, il giorno in cui il topo Gedeone e il drago Paco avevano vinto la Coppa delle Valli e da allora non avevano mai smesso di fare 2 cose, volare insieme e sognare di vincere ancora. La notizia che un topolino e un drago avevano vinto la famosa gara di volo era sulla bocca di tutti. Televisioni, radio, fotografi, giornali, tutti volevano vedere il drago. Due hanno il biglietto. Vede, lui ha il biglietto e lui ha il biglietto. Ma dici che sono biglietti? Ah sì, vediamo un po', è vero. Tra i 1000 e più inviti che avevano ricevuto, solo uno aveva incuriosito davvero Gedeone. Quello da parte degli organizzatori della più grande competizione esistente, il giro del mondo in 80 voli. In 80? 80, tantissimi. Gli appassionati di corse come lui sapevano che era uno dei tornei più prestigiosi al mondo. In palio c'era la famosa Coppa di Formaggio, grande quanto la Statua della Libertà. Dopo averne parlato con Paco, il topolino decise, sarebbero andati nella città da cui partiva la gara per iscriversi. Avevano volato per 12 ore di fila quando videro oltre la valle i primi grattacieli. La città vista dall'alto era davvero una creatura molto strana. Perché toccano il cielo. Sì, esatto. Lo toccano davvero? Eh beh, sembra che lo tocchino. Quando sei in basso e li vedi così alti, sembra che davvero tocchino il cielo. Le persone si muovevano come formiche su una torta. Paco volava leggero tra un grattacielo e l'altro, lasciando a bocca aperta tutti quelli che lo vedevano. La città era piena di cose da fare, piccoli tesori da scoprire, cose buone da mangiare. Erano in anticipo di 4 ore rispetto all'appuntamento per l'iscrizione, così decisero di fare i turisti. Assaggiarono un ottimo gelato alla fragola al chiosco della gru. Diedero da mangiare i piccioli della Piazza Grande e nel pomeriggio Paco fece il bagno nella fontana del parco. Eh sì, non ci sta tutto però. Presero persino un autobus panoramico per vedere più da vicino le bellezze della città. Però non ci sta. No. Il topolino ci sta. Guarda, l'autista è un po' preoccupato. E si rompe il suo autobus. Eh già. Preferito. Eh sì. È preferitissimo. Un tour molto divertente. Peccato che non appena si fermavano, subito si creavano lunghissime code di bambini, e non solo, che si mettevano in fila per farsi un selfie con il drago. Gedeone aveva comprato anche 2 biglietti Batman. Per il cinema. Sì. Non ne avevano mai visto uno, nella valle non c'era. A Paco il film piacque così tanto che Gedeone, a fine spettacolo, fu costretto a tirarlo per la coda per farlo uscire dalla sala. Perché? E non voleva più uscire, gli è piaciuto tanto il cinema. Il cinema aveva messo appetito ai 2 amici, così Gedeone scelse un Burghi Burghi che preparava buonissimi panini big doppio formaggio e ciotole giganti di Macedonia con zucchero filato. Poi Paco ne mangiò almeno 3. E poi, per smaltire tutto quello zucchero, i 2 volarono fino al grattacielo più alto e si fermarono almeno 1/2 ora a guardare la città. Oh, era davvero bellissima. Si stava facendo tardi. Allora il drago planò a terra, accolto dalla folla incuriosita. Gedeone e Paco erano davvero una strana coppia, ma il topolino era appena sceso dalla schiena di Paco che la gru, proprietaria del chiosco, urlò. Aiuto! Aiuto! Mi hanno rubato tutti i gelati! I ladri stavano fuggendo, inseguiti dalla polizia. Ora soltanto qualcuno che fosse capace di guardare dall'alto sarebbe riuscito a trovarli. Mancava 1/2 ora all'appuntamento, ma Gedeone e Paco non potevano lasciare nei pasticci la povera gru. Dove si erano diretti i ladri?
Gedeone annusò l'aria e guardò Paco con un gran sorriso. Il suo amico li avrebbe scovati, perché nessun gelato alla fragola può sfuggire al naso di un drago. Gedeone salì sulla schiena di Paco e insieme si lanciarono, veloci come il vento, sulle strade della città. Se Gedeone voleva prendere i ladri, doveva far annusare una fragola a Paco, che così avrebbe seguito la scia di profumo lasciata dai gelati rubati. Ma dove trovare una fragola in quel preciso momento? Gedeone sorrise. In tasca aveva sempre una scorta di lecca lecca a quel gusto. Ne estrasse uno, lo legò al suo vecchio bastoncino e lo sventolò davanti al naso del drago. Sentendo quel profumo delizioso, Paco superò se stesso, acciuffò i ladri, riportò il chiosco dei gelati alla vecchia gru e affidò il rubagelati alle guardie. Bravo Paco! Fu allora che le campane dell'orologio suonarono alle 6 in punto. «L'appuntamento!» esclamarono. Se ne erano completamente dimenticati. Gedeone salì sulla schiena dell'amico e decollarono alti sopra il traffico della sera. Arrivarono nell'ufficio con mezzo minuto di ritardo. Quando uscirono, Gedeone stringeva tra le mani l'iscrizione «Al giro del mondo in 80 voli», la gara più importante del mondo. Mancava solo un anno e con Paco avrebbe provato a vincerla. Il topolino stava già sognando la favolosa coppa di formaggio. «Oh, peccato che manchi ancora tanto», provò a dire, ma non fece in tempo a finire che un boato li accolse. La città al completo, vestita a festa, li stava aspettando. Sarebbe stata una notte indimenticabile. «Però qualcuno lo spiaccica per te la torta». «Ah, sì?» «Ma non lo vedo». «No, forse dopo, succede dopo». Il sindaco arrivò con un bel premio goloso per tutte le magnifiche imprese di quel giorno. «Beh, non sarà la coppa al formaggio», disse Gedeone, «ma per ora basterà per tutti e due». Il drago e il topolino non si erano mai divertiti così tanto. Mi fa male.